Il mio nome è Edward Falco. Mi sto allenando per arrivare ad avere il controllo totale della mia Power Stone. Il maestro del Tempio di Manpuku ci ha mandati a prendere un uovo dell'aquila gigante in cima al monte Minmin. Ryoma, Wang Tang e io abbiamo fatto a gara chi arrivava prima. Wang Tang ha vinto e ciò dimostra che ha capito come usare la sua Power Stone. Mentre io, a quanto pare, ho ancora parecchio da imparare. Lord Kraken. Capitano, c'è qualcosa a prua! Hai detto timoniere? No! No! Guardi a prua! E quelli sono dei tentacoli giganti! No! 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 Aiuto! Falcon, tieni fermo il coltello e fai ruotare la patata. Sta a sentire, Wang Tang, non sono venuto qui a studiare per diventare cuoco e inoltre anche uno sciocco, sei capace? Stai attento, il segreto sta nel diventare tutt'uno con il tuo coltello, esattamente come con la Power Stone. Quante arie ti dai soltanto perché sai usarla? Per favore, finisci di pelare quelle che restano. Ma insomma, adesso però esageri. Non te la prendere, consideralo parte del tuo allenamento. Quindi coraggio e buon lavoro. Pelare patate come allenamento. Non ho bisogno di qualcuno che mi insegni a usare la Power Stone. Metamorfosi, 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 metamorfosi. Perché non riesco a dominare la mia Power Stone? Non capisco. Mi sto allenando per usarla tutte le volte che voglio trasformarmi, ma non ci riesco. Mi piacerebbe tanto sapere in che cosa sto sbagliando. Qualsiasi cosa faccia, continuo a trasformarmi contro la mia volontà. Non te la prendere, Ryoma. A me piacciono i nomi forti. Che cosa? Ryoma e Rouge? Forse dovrei allenarmi di più. Smettila di pensare alla pietra. Ryoma! Eh? Oh, Falcon! Tieni giù le mani dalla mia Rouge! Da quando in qua è diventata tua? Lasciala e piantala con i tuoi giochetti! Quali giochetti? Scommetto che chiami allenamento anche corteggiare le ragazze! Fai proprio pena! Come ti permetti? Fatti sotto! Con piacere! Che noia questi duelli! Ehi, guardate laggiù! È un uomo! La nave sta affondando! C'è una piovra! Sta delirando! Una piovra gigante! C'è una piovra! Ah, gigante! No! No! La nave affonda! Sta affondando! La nave affonda! Sarà davvero una piovra? Secondo me è un'allucinazione dovuta allo shock del naufragio. È vero, però a quanto si dice sono affondate molte navi ultimamente. Forse la piovra esiste davvero. Ah, ho un'idea! Farò la zuppa di piovra! È uno dei miei piatti preferiti! Bravo, noi cerchiamo di risolvere un mistero e tu pensi alla zuppa. Se può esservi utile, la mia sfera di cristallo mostra molti tentacoli. Sono enormi. È tutto vero. Senti, Falcon, avrei una proposta. Andiamo a pescare, che ne dici? No, non ne ho voglia. Pensa, zuppa di piovra. Non sarebbe una bontà. È vero, bella idea. Forza, Wang Tang, andiamo. Aspettate, vengo anch'io. Spiacente, il mio aereo è un biposto. Non c'è spazio per te. Non è giusto. Zuppa di piovra, non vedo l'ora, quanto mi piace! Viva la zuppa di piovra! Zuppa di piovra, ti adoro! No! Di nuovo quei due!
Puoi scappare finché vuoi, ma non riuscirai a sfuggire a questa magnifica mitragliatrice. Chi sono quei due? Li conosci? Sì, sono i famosi gemelli Polpo e Piovra. Attento, Polpo, fila dall'altra parte. Eccoli là! Aiuto! Nessuno può battermi in volo, lo sai? Modestamente sono un asso dell'aviazione. Ma era solo un dirigibile! Beh, avrei voluto vedere te. Guarda, dei tentacoli! Sì! Presto, allaccia la cintura, Wang Tang! Tento un atterraggio di fortuna su quell'isola! Allora si può riparare? Impossibile. Ormai questo povero aereo è da buttare. Ah, proprio quando avevamo avvistato la piovra gigante. Ti dispiace per la piovra quando il mio aereo è ridotto a un rottame? Ora siamo bloccati su quest'isola, vero? Già. Può passare molto tempo prima che qualcuno venga a salvarci. Già. Ci conviene fare scorta di cibo e acqua e molta legna da ardere. A cosa ci serve? Beh, ad accendere un falò. In questo modo segnaleremo la nostra presenza alle navi di passaggio. Ci conviene darci da fare prima che venga buio. Aspetta un momento. Vorrei sapere chi ti ha eletto capo di questa spedizione. Allora? Sto solo cercando di rendermi utile. No, quello non va bene. È un legno troppo verde, non brucierebbe mai. Raccogli solo quelli più secchi. Vuoi lasciarmi in pace? Oppure vattene da un'altra parte. Detesto quel ragazzo. Ehi! Falcon, hai rischiato grosso. Anche tu stai rischiando molto grosso, credo. Senti, mi hai veramente stancato. Perché mi hai colpito? Guarda che quello era un frutto velenoso. Non è vero. Allora te lo dimostrerò. I pesci sono morti. E voi chi siete? Siamo i gemelli Piovra e Polpo per servirti. Ridatemela! Ridatemi la mia Power Stone! No, aspetta! Tanto non ci prendi! Tanto non ci prendi! Addio, pezzo mio! Che iena! Mi hanno seminato! Falcon! Presto, vieni qui! Cosa? E chi se l'aspettava? Una nave pirata! Quindi questo è il quartier generale dei pirati? Quei due mi hanno rubato la pietra! Allora vado a recuperare. No, Falcon, aspetta, io ho un piano! Stammi a sentire! Tang, saper usare la Power Stone non ti dà il diritto di impormi i tuoi ordini, è chiaro? Scusami, Falcon. Ti assicuro che non era mia intenzione offenderti. E quanto alla pietra, non ne ho ancora la perfetta padronanza. Sto imparando anch'io. Sì, lo so, ma chiariamo una cosa. Non vado a recuperare la pietra per te, ma soltanto perché detesto quei due. Falcon, aspetta!
Cospita, l'ho scappata bella. Grazie, sei stato gentile a portarci la Power Stone direttamente a casa. Sì, Falcon, i più sentiti ringraziamenti da tutta la banda di Piove. Non l'avrete mai, anche se siete in tanti. All'attacco! Dieci, undici, dodici. Tutto qua quello che sapete fare? Questo era solo il riscaldamento. E tu chi sei? Il tuo incubo più spaventoso. Lord Kraken, signore degli oceani. È il nostro capo. Mai sentito nominare. Detto anche il flagello dei sette mari. Lord Kraken è il più grande pirata vivente. Chi è una leggenda. Il fatto che tu sia venuto qui da solo dimostra che sei o molto coraggioso o molto stupido. Adesso basta! Scappiamo! Se solo riuscissi a trasformarmi ora. La maledizione non funziona. Allora ti arrendi. Guardatelo lì, il nostro eroe. Che ne dite di darlo in pasto alla piovra gigante? Buona idea, capo! Sì, buttiamolo in mare! Altre due Power Stone. Molto presto le avrò tutte e allora il mio potere sarà immenso. Beviamo un brindisi per il capo! Forza ragazzi, un bel brindisi in onore di Lord Kraken, ipipurra! Ipipurra! Urrà! In fondo a me piace lavorare per Lord Kraken, e a te? Ah sì, anche a me! Non si torna mai a casa mani vuote! Perché non riesco a trasformarmi? Non capisco, la mia Power Stone non funziona più! Quang Tang! Spero di non essere arrivato troppo tardi. Che cosa ci fai qua? Beh, che c'è di strano? È normale aiutare gli amici. Ma veramente... Lo ammetto, non dovevo essere così prepotente. Mi sono montato la testa, ma ti prego di perdonarmi. Oh no, sono io che dovrei chiedere scusa a te. Ho sbagliato io. Senti, pensiamo a scappare. Che meraviglia, sono di nuovo libero. Andiamo a riprendere le pietre. Aspetta un secondo. Mi è venuta un'idea fantastica. Ehi, chi mi ha tirato questo affare? Ma quella... Ah, è una bomba! Ehi, cattivone! Avete lanciato voi la bomba! Bravo, sei quasi un genio! Già, indovina un po', abbiamo anche ripreso le nostre Power Stone! Però c'è un regalino per te! Divertiti! Ciao, ciao! Ci credono tanto intelligenti! Ma non sanno ancora con chi hanno a che fare. Aiutami, capo! Darò una dimostrazione della mia forza.
Ce l'abbiamo fatta, direi di sì. Sistemo io quel bestione. Kraken è riuscito a farcela! Arrendetevi! Non avete alcuna possibilità di vincere contro di me! Quang Tang! Mi sento così impotente! Devo trasformarmi! Su, avanti! Fammi trasformare, adesso! Trasformami! Per il bene di Wang Tang, ti prego, trasformami! Muoviti, pietra! Metamorfosi! Grazie, Falcon. Sei pronto? Certo. Fuoco di drago! Energia esplosiva! Tutta la mia forza se n'è andata. Ma allora abbiamo perso! Ah, presto alla nave! Un giorno ci rivedremo e la pagherete. Sì, ma adesso andiamo, capo! Addio, zuppa di piovra per circa 1 milione di porzioni. Che terribile spreco. Ho finalmente capito qual è il segreto della Power Stone. Se vuoi che funzioni, devi soltanto crederci davvero. Hai ragione, Falcon. Peccato però, mi avevi ingolosito con la tua zuppa di piovra. Davvero? Eh sì, e come? Allora la farò apposta per te. Wow, che onore. Signorino, che sollievo vedere che è ancora vivo. Non mi sono fatto neanche un graffio. Ma tu non devi stare, pensiero per me. Se sapessi, ero terrorizzato all'idea che non tornasse. Prego, signori, la cena è pronta, potete accomodarvi. Ta-dam, ed ecco a voi la zuppa di piovra di Wang Tang. Bene, io muoio di fame. Mi dispiace, ma alla fine ho dovuto farla senza piovra. Non preoccuparti, va bene lo stesso, basta che sia signorino buona. Signorino Edward, ho una notizia importantissima per lei. È urgente? Oh sì, riguarda suo padre. Ho appena saputo che è stato visto nella Terra del Fuoco. Dobbiamo parlarne. È nella Terra del Fuoco. Ne parleremo prima mangio. Ma insomma, è mai possibile che l'unica cosa a cui riesci a pensare è a riempirsi la pancia? Non le sono servite a niente le mie lezioni di buone maniere? È sempre la solita storia. Nella Terra del Fuoco. Secondo la leggenda, chi possiede una Power Stone racchiude tra le mani il potere di distruggere o di creare, di dominare le tenebre o di infondere una grande luce, il potere di far sì che ogni sogno diventi realtà.